imprese italiane su 13, una ricerca recente, pensano che non sia possibile difendersi dai cybercriminali, quelli che sottraggono dati ed informazioni sensibili, violando da remoto i computer aziendali. Questo spiega in parte le difese ancora poco efficaci contro un fenomeno in crescita. Negli ultimi 3 anni la possibilità di subire un attacco informatico è aumentata del 270%, dice il CLUSIT, l'Associazione per la Sicurezza Informatica, e i danni per il nostro mondo produttivo hanno raggiunto nel 2013 i 15 miliardi di euro, con tante forme diverse. Perdite di proprietà intellettuale, quindi di competitività, perdite di investimenti fatti per sviluppare un prodotto che poi viene copiato, avendo rubato i progetti via internet, perdite di interruzione di servizio, per cui magari l'azienda rimane ferma per un giorno o 2 giorni per rimediare a un attacco informatico che ha bloccato i sistemi. Tra i danni anche l'eventuale multa del garante se vengono sottratti i dati riservati dei clienti. Secondo gli esperti di sicurezza, le aziende italiane spendono male perché puntano su impossibili difese a 360 gradi e spesso scoprono gli attacchi troppo tardi, in media dopo circa 7 mesi. Meglio allora focalizzarsi su pochi punti chiave. Bisognerebbe prevedere tutta una serie di misure che aiutino a prevenire alcuni rischi come l'antivirus, il firewall, tutte cose che prescrive anche la legge peraltro. Bisogna anche pensare che qualcosa potrebbe non andare nel modo previsto, che un incidente può accadere, quindi essere in grado di poter riparare ad un eventuale incidente. Quindi ad esempio avendo un salvataggio dei dati per poter permettere di ripristinare tutto quanto. È tutto per oggi.